Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sono Maddalena Fossati, sono la direttrice della cucina italiana e sono qui per un altro appuntamento di ora di cena. Sono le 17:30, spaccate. Eccoci qua. E oggi abbiamo con noi un bravissimo chef con due bellissime stelle Michelin che abita vicino a uno specchio d'acqua meraviglioso. Ciao Sandra. Buongiorno Pasquale e vediamo se è arrivato. Eccolo qua, bravissimo. E si trova vicinissimo al lago di Mergozzo, che è vicino a Verbania, per intenderci. Anzi, a Verbania. Eccoci. Eccolo qua. Guarda che bel cielo che c'è. Che Guarda, è fantastico. Faccio il giro a 360 gradi, c'è anche la piscina lì, guarda che bello. bello. Ci salutano anche dall'Argentina. Ciao Argentina. Sì. Wow, sono mai stato in Argentina, però mi dicono che là la carne è strepitosa, eh. Sono stato a Bogotà, quindi la mia esperienza del sud delle Americhe è stata appunto Bogotà con tutta quella zona che è bellissima, dalla Colombia. Ho fatto 3 mesi allucinanti. Ero giovane. Ci credo, comunque intanto saluto tutti, ciao Alberto, ciao amici che ci seguite. Sai, io sono stata in Argentina e ti confermo che si mangia molto molto bene e poi è tutto enorme, cioè se tu chiedi un bicchiere di vino al ristorante non ti danno così, ti danno così, così. Ok. È tutto molto... All'americana, via. Sì, perché in fondo è quello, è buon pomeriggio Maddalena, ciao Marco, ciao Food Foto Mauri. E la carne argentina è super. Ho mangiato anche un tiramisù al dulce de leche, una delle cose più memorabili della mia vita. Però oggi parliamo di te, caro mio, perché Ecco fatti vedere il appunto. lago intanto. Allora, il lago, eccolo qua, guarda, te lo faccio vedere, guarda che Che bello. bello. Allora, là dietro, quindi lì dietro abbiamo Mergozzo, che è il paese praticamente che prende il nome anche il lago di Mergozzo. Tu Certo. pensa che questo lago dove voi, quello che guardate adesso, nel punto là è profondo 98 metri, anche se è 2 km quadrati, perché vedi che è piccolino, Sì. però è un lago profondo, quindi è un lago prealpino. Ed è uno dei laghi più puliti prealpini che abbiamo in Europa, tra l'altro. Quindi è molto interessante. È un ecosistema particolare. L'altra cosa è questo monte che tu vedi. Qui c'è, aspetta, che lì c'è. Qui c'è la testa, poi fa questa gobba qui, e poi c'è la coda. Se, ecco, dal piccolo lago, guardare questo monte sembra un grande dinosauro. Ed è un po' il nostro portafortuna della famiglia. Ci piace raccontarla così, È insomma. bellissimo. Tra l'altro, tanto per dare, perché non è un lago conosciutissimo, se voi guardate la cartina, c'è il lago Maggiore, proprio appena lì, appena sopra, sulla sinistra, c'è il lago di Mergozzo, dove c'è il tuo Esattamente. ristorante, Dove c'è il mio ristorante? da parecchio tempo, mi viene da dire, perché è un affare di famiglia. È un affare di famiglia dal 74, quindi avevo 9 anni. E quindi arrivo con i miei genitori che hanno deciso di prendere questo posto dopo un paio di altre cose, di avventure, e io avevo 9 anni e lì entro per la prima volta in cucina con mio padre e mi ha affascinato perché mi prende in braccio in queste mega stufoni di ghisa con il bruciatore a gasolio, no? In quei tempi era così, stare in quelle cucine c'era 60 gradi, quindi mi prende in braccio, io vedo il ragù e vedo la pasta della lasagna che si cala nell'acqua e mi dà in mano il mestolino e comincio a girare il risotto, ecco. E lì mi giro da mio padre e gli dico: pa, io farò il cuoco da grande, è stato un amore a prima vista. E ci credo. Vedo anche un sacco di saluti, amo tutta Italia, grazie. Ho visto passare anche Melbourne, Australia, ciao Melbourne. Comunque, queste passioni così, è bello avere una passione da piccoli e farla diventare la tua vita da grande, no? C'è No, una cosa... assolutamente. Ma chiaro, adesso mi siedo anche un attimino e vi faccio Ma che vedere il bravo, ristorante. riguardati 5 minuti, chiacchieriamo di lui, Ecco, che questa è la tanto. veranda, proprio che dà Bella. sul lago, quindi è come mangiare praticamente sulla prua di una barca. E poi abbiamo la sala a camino, quindi la sala grande dentro, e l'altra veranda tutta aperta finché poi arriviamo sulla strada dall'altra parte. E qui abbiamo la Bellissimo. piscina, abbiamo il bar sotto attrezzato che lo stiamo preparando e poi tutti i tavoli per mangiare all'aperto. Diciamo che questo era il nostro punto di, come dire, di spazi per gli eventi, no? Per fare i matrimoni, per fare i grandi numeri, per fare queste cose, chiaro?
non le possiamo più fare, per cui riconvertiamo questi spazi un po' come quando ero giovane, perché io e mio fratello e i miei amici eravamo qui, gestivamo appunto il Lido, dove certo. Si pagava un biglietto, mio padre cucinava, faceva le grigliate. Ma che bello! E poi il windsurf, perché sono stato atleta. Quindi, no, altro che atleta. Hai capito. Infatti, Alberto ha scritto è stato surfista. Allora, io conosco bene il tema. C'è una differenza fra surf e windsurf importante. Il primo cerca l'onda, il secondo cerca il vento. Esattamente. Ecco, io cerco il vento. Cercavo tu cerchi il vento. Poi sì. Sui laghi si sa che... Poi sì. Sei andato parecchio in giro per il mondo, perché... Andato parecchio per il mondo. Ma cos'hai fatto? Hawaii, Maui, Sudafrica? Ecco, non sono arrivato fino di là, perché quando io facevo l'agonista ed ero in nazionale di windsurf, era alle prime armi, non era come adesso che è professionistico, era dilettantistico. Certo. Quindi c'era il triangolo olimpico, la bolina, il lasco, la poppa, facevi il triangolo olimpico con le tre boline, quindi era un po' come il laser, i 470, era quel mondo lì della vela, però con la tavola è una vela che si muoveva, ecco, per cui sì, ho girato l'Europa e ho girato l'Italia. Fino di là non mi sono spinto. Pensa che io, cioè, pazzo, no? Perché arriva un amico di mio padre e dice, ma lo sai che in America su questa tavola ci hanno messo pure una vela, ma vorresti provare? 2 settimane dopo avevo 30 tavole in giardino, avevo 14 anni e non sapevo fare una gassa d'amante, non sapevo fare un parlato, non sapevo tirare su, montare una vela, nulla. Però... E lì è stata la mia prima esperienza da imprenditore, perché dopo qualche mese ho fatto il progetto, ho aperto la mia scuola di windsurf, ho fatto la scuola per le scuole qui, quindi i ragazzi delle elementari, delle medie, li facevo venire la mattina e al pomeriggio i privati, e intanto andavo in giro per l'Italia, per l'Europa, a fare le regate. È stato bellissimo. Guarda, che sono esperienze di vita incredibili, anche riportate poi in cucina, eh. Beh, diciamo che intanto saluto Assuntina, buonasera Assuntina, ben arrivata. Sai, qualsiasi esperienza io credo che poi ti torni utile nella vita. Lo sport sicuramente è un'esperienza, per quello è uno sport tosto, in cui ti fai un sacco di danni, un sacco di... Ho provato a farlo, per quello che parlo con cognizione di causa, ovviamente non ai tuoi livelli. E poi ti sei messo a fare l'imprenditore in un'età in cui di solito i ragazzi fanno altro, cioè... Questo ti ha dato sicuramente una dimensione dinamica di come gestire le cose, di come gestire, perché la gestione è poi il pezzo duro, no? Anche per voi chef. Claro. Voi non è che cucinate e basta, voi fate tutto il pezzo dopo, che è importante, no? Che è fondamentale. Le persone, i conti, gli ingredienti, i clienti, cioè è un lavoro sì. Che in realtà ne racchiude tantissimi altri. Ti dico solo questo, poi parliamo di cucina. Comunque sappi che io ho visto Robin Nash in acqua. Io l'ho visto anch'io, abbiamo una foto vecchia perché nei mondiali fatti a Messina, non ricordo bene l'anno, l'84-85, non lo so, c'era nazionale americana che è arrivata in grande stile, cioè poi ha vinto tutto praticamente, e lui era già molto famoso, molto affermato, vinceva già tutto in quegli anni là. Diciamo, per chi non lo sa, Robin Nash è il grande campione di tutti i tempi del windsurf. Sì. Io l'ho visto alle Hawaii. C'era Cesare Cantagalli, italiani poi ce n'eravamo. Allora sei andato forti. Anche a Guincho, in sì, Portogallo. Sono andato anche là in Portogallo e poi anche a... E tra l'altro sono passato proprio a gennaio di quest'anno a Tarifa, perché là c'è un ventone micidiale. E tu pensa che col mio van, mia moglie e mio figlio, siamo arrivati dove con la macchina non puoi arrivare, ma era un sogno che avevo da bambino, che non l'avevo fatto. E quindi a 1 di notte siamo andati là con la macchina a fare 2 foto e poi siamo tornati via subito. I ricordi d'infanzia, no? Comunque sei troppo forte. Quindi tu, diciamo, dalla windsurf ti sei trovato poi di fatto a decidere che saresti diventato non solo un cuoco, ma anche uno chef stellato, che è una cosa diversa. E quindi hai bussato alla porta, per Seves, hai bussato alla porta di un grande cuoco francese. Che ti è stata aperta questa porta? Perché poi sei stato 3 anni. Sì, sì, sì. Quando ho finito l'attività agonistica, dopo il militare, anche lì una storia, vabbè. E
quindi quando torno indietro mi confronto ancora con mio padre, che era il mio guru, che era quello che mi dava tutti i consigli, le ispirazioni, mi spingeva ad osare andare oltre. E mi dico, pa, io ti avevo detto che avrei fatto il cuoco. Bene, torno qui dopo esperienze diverse e ti dico che farò lo chef stellato. E lui si mette le mani nei capelli, mi dice, aia, ci risiamo, e cos'è sto chef stellato? E gli dico, guarda, io ho bisogno 3 anni perché devo girare il mondo, non lo so, so che c'è, devo girare e andare a scoprirlo. E allora abbiamo concordato una sorta di progetto di 3 anni, dove d'inverno andavo in Francia a fare e a capire che cos'era il mondo degli stellati, ed estate tornavo al piccolo lago, mettevo in pratica un po' di cose, un po' di concetti, e aiutavo mio padre nella stagione. Abbiamo fatto 3 anni così, ho imparato che cos'è lo chef stellato. Io mi ricordo la prima volta che riparto con la 126 color bordeaux, quei colori assurdi di quei tempi, perché non è che c'era Facebook, non è che c'erano le dirette come adesso, non è no, che certo. Cioè, capisci, dovevi andare e sperare che qualcuno di persona, ti guarda, ti racconto questa che è bellissima. Arrivo a Cannes, a Mougins, busso la porta d'ingresso principale. Dove è morto Picasso, dove ha vissuto a lungo tempo, Mougins, dove è sepolto il maestro. Lo dico dove è sepolto il maestro. Sì, c'è una lapide, c'è tutto, proprio il paese ha dedicato una via, una strada intera proprio per il grande maestro, ecco. La cultura diversa, no? Tra noi italiani e francesi, ecco questo. E quindi arrivo lì, busso l'ingresso, io ragazzino, busso e arriva tutto bello, pronto, mi dice, no, se è possibile, devi andare di là a girare, là c'è l'ingresso del personale e magari forse qualcuno ti apre la porta. Ok, voilà. Vado di là, busso, arriva un ragazzino, uno steggista, chiama il capo partita, aveva già sul cappello, che chiama uno sous chef che aveva il nome nella giacca da cuoco. Mamma mia! E finalmente questo mi fa entrare, allora spiego la mia storia. Sono figlio d'arte, mi piacerebbe capire un po' che cos'è. In francese fluente, ovviamente. Figurati, no? E quindi così... Sta di fatto che non lo so perché, mi hanno anche preso in simpatia, mi hanno fatto entrare e praticamente non sono più uscito da lì. 2 giorni dopo vedo Roger Vergé, il grande maestro, come entra in questa brigata da 40 persone. Tu pensa, no? Mi immaginavo come quando facevo Windsor, tutti in linea, appena prima della partenza, 150 tavole, capisci? Ecco, quello, io una cucina così non l'avevo mai vista. Tutti rigorosamente precisi, in silenzio, entra il maestro, tutti sull'attenti, bonjour monsieur, tutti in un colpo solo, capito? Un po' come... Mamma mia, militaresco. Ecco, assolutamente, un regime militare. E anche il militare mi ha dato tante cose, quindi... Capivo perfettamente e mi trovavo nel mio ambiente. Certo. Ti racconto un aneddoto. Roger Vergé viene e mi dice, ah, tu vuoi fare questo? Ok. Allora, guarda lì, vedi quel bancale di uova? Questo è un coppa uovo. Te lo do e tu batti, togli il coperchietto dell'uovo, metti il bianco qua, metti il rosso lì e tieni il guscio perché ci servirà un bancale, E io dico, ah ok, va bene, un paio di giorni, torno tra 2 ore. Aiuto. Ok maestro, va bene maestro. E quindi mi metto a fare questo lavoro. In realtà aveva ragione, non era complicato. Era semplicemente una questione di tecnica. Dopo 2 ore ero arrivato a metà, ma Roger dopo 2 ore è arrivato, mi guarda e mi fa, ah, il ragazzo italiano, bravo, questo attrezzino te lo regalo. E da lì, cioè, capisci? Ecco, tu pensa che quell'attrezzino me lo sono riportato al piccolo lago. Ce l'hai ancora? Aspetta, me lo sono dimenticato nel cassetto per 1 anno. Dopo un po', apro il cassetto. Pensa cos'è sta cosa, Apro il cassetto, prendo l'attrezzo, lo metto sopra l'uovo, faccio tac e mi parte... la ricetta della carbonara coq, che è diventato uno dei miei piatti più simbolici che porto in giro per il mondo. Ecco, capisci come, no? Certe situazioni, flash che ti capitano in giro per il mondo, nelle cucine o nella vita, poi
a volte non te le ricordi, ma probabilmente te le porti dietro per tutta la vita. Senti, questo è bellissimo. Buonasera Gino, intanto. Ma come raccontiamo che cos'è la tua carbonara alla coque? Io ecco, neanche quando... l'ho mai assaggiata. Come, cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, quando ho battuto quel colpo su quell'uovo e mi è partito questo film e dico... deve essere un piatto italiano conosciuto in tutto il mondo. Bene. Tirami su pizza carbonara. Carbonara. Mi deve appartenere. Quindi sfruttiamo tutti gli ingredienti a nord del Po. Per cui okay. Usiamo, anziché il guanciale, il prosciutto crudo 42, il mio prosciutto qui della valle. Certo. E invece dello spaghetto bucatino usiamo il tagliolino piemontese, il tagliarin con il 30 uova. Poi invece del pecorino usiamo il grana padano, certo. E quindi facciamo una lavorazione classica alla carbonara, però usando delle cose diverse come ingrediente. Non ci fermiamo lì, ma diamo anche una parte giocosa, per cui la salsa, che in realtà è il tuorlo d'uovo, la crema di latte e il gin, cioè la parte alcolica che mi dà, che mi stempera l'uovo crudo in bocca, e quindi il grana padano servito a parte a temperatura 63 gradi. Mm-hmm. Ecco, quindi io faccio saltare questo tagliolino con il prosciutto crudo disidratato che prende intensità e assomiglia ad un guanciale, faccio una emulsione di burro di montagna e di acqua di cottura, ci faccio saltare il tagliolino, ci metto la polvere di questo prosciutto e prende il gusto della carbonara. La salsa viene servita a parte, per cui noi lo cuciniamo fino a un certo punto e poi certo. Il cliente se l'aggiusta e si versa la salsa all'interno. Ecco, che mi pare è un gioco. Io dico sempre, carbonara è patrimonio dell'umanità e quella ricetta è sacrosanta. Poi però noi chef abbiamo anche la voglia di sperimentare, quindi di cambiare anche dei classici. Non ho mantenuto il nome carbonara, ma l'ho messa carbonaro coca proprio perché voglio rispettare l'autenticità laziale e far diventare, prendere quello spunto lì per farlo diventare mio. Quindi prodotti a nord del Po e carbonara o coca, cioè dentro all'uovo di Roger Vergé. Però bellissimo. Voglio dire, intanto saluto un po'. Oh, guarda, è arrivato anche guarda, Francesco, che sta preparando tutte le cose. Mi ha portato anche l'acqua da bere, ma quasi quasi, se poi ci prepariamo anche qualcos'altro, non è che fa male. Che si è fatta una certa, poi, si dice. Capisci, è fatta una certa, una birrettina per dire. Senti, intanto saluto. Ragazzi. Saluto. No, ma io rido, Comunque sei grande. Allora, questa carbonara, ma se vogliamo fare questa carbonara a casa, ovviamente non possiamo fare una carbonara a 2 stelle Michelin a casa nostra, temperatura 63 gradi, no? Ma no, però... l'adattamento di questa carbonara... Allora, sì. Allora, è difficile trovare il prosciutto 42, quindi prendiamo un bel prosciutto di Parma, okay. E ce lo facciamo tagliare a fette piuttosto spesse, lo spessore doppio di quello che è un prosciutto e melone, tanto per intenderci. Okay. Lo mettiamo in una placca da forno, lo mettiamo in forno a 80 gradi e lo lasciamo 3 o 4 ore. Questo va a disidratarsi, no? Si asciuga, quindi diventa come un biscottoso, diventa croccante. Certo. Quello lo teniamo una intera da mettere sopra il tagliolino e l'altra la sbricioliamo. Poi, cosa facciamo? Prendiamo uno spaghetto all'uovo fresco, benissimo, si trovano dappertutto. Lo caliamo all'interno dell'acqua, 2 minuti è cotto. Nel frattempo sciogliamo del burro in casseruola. Prendiamo un po' di quell'acqua di cottura, emulsioniamo. Ci mettiamo all'interno il tagliolino che dopo 2 minuti è pronto e ci mettiamo questo prosciutto che abbiamo sbriciolato e disidratato. Facciamo certo. Saltare, facciamo il nido, lo mettiamo a tavola, però il tuorlo d'uovo che lo scaldiamo in un pentolino, dai, come scaldare il latte, certo. L'importante è che non aspetta, coaguli. Aspetta, quindi... tipo polveri di prosciutto, consistenza sì. Crumble? Consistenza crumble, sì, ma, così. Sono va preparati. Bene. Perfetto. Perfetto. A mano con 2 forchette? A mano con 2... In che senso? In che senso, Alberto? Anch'io non ho capito. Cioè, usandolo così? Non ho capito. Adesso ci okay. spiegherà. Adesso ci spiegherà. Nel frattempo mettiamo il tagliolino nel piatto, la cialda di prosciutto, quella intera sopra, che fa da sì. fungo praticamente, sì. E poi un pentolino, 2 tuorli di uovo,
un cucchiaio di grana padano, un goccio di latte diciamo 20 centilitri di gin, un gin secco, un London gin, frulliamo. Aspetta, tutto. Gin, ho sentito bene? Sì, la parte alcolica, perché noi stiamo dando un uovo crudo a base quindi di proteine, e l'uovo crudo è fastidioso in bocca, quindi la parte alcolica di gin non ha aromaticità, perché un London gin non ha aromaticità, a parte un po' di ginepro, ma sì, che però il prosciutto crudo 42 ha affumicato pure al ginepro, quindi ci sta. Sì, armonia, sì. Armonia, quindi ecco, e lì mi dà la stabilità. Lo porto non oltre i 64 gradi, perché altrimenti coagula. Ed ecco, diciamo poi, che lo scaldo e basta. Lo scaldo e basta. Lo verso in un bricco, se non voglio rompere l'ovetto e tutto. Lo verso in un bricco e porto i due piatti a tavola. Io e mia moglie prendiamo il bricchino, ci versiamo la salsetta sopra, andiamo a mantecarlo. E che cos'è il rischio? Cioè il rischio, che cos'è il bello? Che il tagliorino sarà molto caldo, ma la salsa non coagula, perché la carbonara, il rischio è sempre quello, no? Certo. Di mangiare una pasta fredda oppure una frittata. Sì, ecco. Alberto diceva mano con due forchette così per creare emulsione. Sì, perfetto, perfetto. Sì. E poi il salto del tennista, il saltare la pasta. Questo è importante, perché che cosa succede? Che noi abbiamo la parte grassa, la parte liquida dall'acqua e l'aria, fondamentale per creare un'emulsione, come la maionese, no? Quindi le forchette così, oppure proprio il salto della pasta, certo, acqua, burro, aria, crei l'emulsione, che diventa quella cosa fatta bene, come potrebbe essere un tagliolino al burro, capisci? Quando non sono fatte bene, quando sotto trovi l'unto, no? Uno spaghetto al pomodoro e sotto è unto, vuol dire che c'è poca umidità. Non è certo, detto che ci sia troppi grassi, eh? Certo, intendiamoci. Certo. Ecco, è che quindi non c'è questo stata è il passaggio. Armonizzazione degli ingredienti. Perfetto. Certo. Oh, guarda cos'è arrivato, guarda. Vediamo. Birretta, vabbè. Birrettina e io me la bevo. Mannaggia te, che buona la birra adesso. Guarda, sì, che bella. Saluti fredda. A tutto il mondo. Posso fare anche la pubblicità? No. Sì, se vuoi. Ma sì, sono regina, molto... guarda, la regina buona. Ordeum. È buona, è qui dalle mie parti, Vercelli, anzi di Novara. E tra l'altro è fatta con riso carnaroli, per cui va bene anche per i celiaci. È ah, fantastico. Bello, sì, molto bella. Birrettina a 4 gradi, qui. Adesso è fantastico. La cosa del gin è molto interessante. Sì, anche ecco. Vedo passare birra, vedo un sacco di commenti positivi. Ma scusami, è una bella birra artigianale, dice Klaus. Sì, ma sì, insieme sì. alla birra, allora, se veniamo a bere l'aperitivo da te tutti insieme, ciao Nevia. Sì, sì. Facciamo finta, ciao Antonietta, che adesso... Ma scusa, tu quando riapri, fra l'altro? Lunedì. Ok, lunedì, il perfetto. Primo giugno, attenzione, apro 4 locali in contemporaneamente. Perché tu non hai solo il piccolo lago, racconta. No, solo quello. Allora, io ho piccolo lago, ristorante di famiglia, bene, dove abbiamo questa formula bistro Lido in giardino. Ok. E quindi siamo aperti 7 su 7 dalle 10 della mattina alle 20 di sera. Coraggio. Esatto, e si mangia solo sul pranzo, perché poi la sera alle 7 è solo aperitivo. Sì, ok. Dalle 19 alle 22... sopra là, il ristorante stellato, quindi il 2 stelle, quello lì, la mia identità, però aperto solo dal mercoledì sera alla domenica sera, quindi lì restringo un pochino, perché ancora non c'è, cioè, insomma, un po' complessa, Certo. uff, è complessa, quindi dobbiamo gestirla un po', e noi Poi partiamo 4 così, è 4 volte complesso. capisci? Ecco, poi sono a Torino, piano 35, al grattacielo dell'Intesa San Che Paolo. vedo, vi aspettiamo dal 1° giugno, eccolo qua, sì. Sempre, esattamente. Lì cosa facciamo? Lì abbiamo, l'anno scorso avevamo la pausa pranzo, quindi formula bistrò e il gastronomico la sera. Più lo spazio eventi, più il cocktail bar lounge bar, quindi 4 locali in 3 piani di grattacielo. La Caspita. pausa pranzo la teniamo ferma un po', perché non ci sono dipendenti in banca. E vedremo un po' cosa Sì, succede. certo. Pizza per Moncalieri, dicono. Ecco, Bravo, Gino. bene, bene. Apriamo il gastronomico Sì. dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 22, tutte le sere tranne la domenica che siamo chiusi, e apriamo il cocktail bar, la lounge, dalle 18 all'1 di notte, dove là chi c'è? Simone Sacco, mio figlio,
un bartender che arriva dall'esperienza 3 anni di Londra e bla bla bla, e quindi quel bar, quel posto l'ha aperto lui praticamente. Bravo. E quindi i suoi cocktail li troviamo anche qui a Piccolo Lago, come aperitivo. Certo, bello, molto bello. Beh, bravo chef, però Alberto stava... Ah, chiedendo... no, aspetta, manca, mi dimentico. Infatti mi dimentico. Scusa, perché poi... stavo facendo conto. No. Le altre cose sono in giro per il mondo. E quindi quel format castellana, che è tipico cucina piemontese, la portiamo in giro per il mondo. L'anno scorso abbiamo aperto castellana ad Hong Kong, io e un amico di Saluzzo, quindi di Saluzzo è l'origine dal castellana, della maschera del carnevale di Castellana. Certo, e quindi certo. Di lì è nato questo format, lui vive ad Hong Kong e là insieme abbiamo aperto questo ristorante. Lockdown anche là, prima di noi, tutta la tragedia. Sì, Hong Kong hanno avuto tre problemi oltre al lockdown. Sì, però adesso diciamo che siamo aperti, siamo sempre pieni, portiamo l'autentica cucina piemontese con i prodotti veri piemontesi importati direttamente là e diciamo che possiamo fare fino... Cioè abbiamo dovuto togliere il 30% dei coperti. Ecco, la regola su Hong Kong c'è una sola. Fai meno coperti. Per il resto fai un po' quello che vuoi. Basta che usi il buon senso. Certo. Usa la mascherina e fine. Sono molto più semplici, più facili, ecco, diciamo. Sì, poi forse c'è una maggiore obbedienza in generale. Sì, anche. Sì, perché sono molto più educati. Cioè non trovi mai assemblamenti da quelle parti. La mascherina la usano già di da sempre, sì, insomma. Tu sei un amante, ho visto, dell'Oriente. Sì, anche, devo dirti la verità, però in Oriente mettere la mascherina perché il raffreddore è una cosa normale, cioè, cultura diversa, cultura. Quindi è cambiato un po' poco, ecco. Senti, e poi quest'anno abbiamo aperto, adesso ti dico anche questa, il 24 di febbraio andiamo ad inaugurare il Castellana a Saluzzo, il secondo ristorante del Castellana. Il 25 lockdown, chiuso tutto, quindi abbiamo fatto la serata di inaugurazione e il giorno dopo abbiamo chiuso. Cioè, ma ti rendi conto, mettere in piedi un ristorante, 2 mesi di lavoro, costi, fai, tutto quello che è la burocrazia, metti tutto, fai la prima serata di apertura, che nemmeno era aperta al pubblico, era aperta un po' per me, e il giorno dopo succede questo, è devastante, eh. Sai, queste cose succedono a quelli che fanno tante cose, mettiamola così. È devastante, ma sai, ne fate talmente tante che poi... Io ho visto che è successo tanto a quelli che fanno tanto. Se stavi a casa a non far niente, non ti succedeva niente, guardala così. Guarda, no... bene. No? Oggi facevo il professore per una scuola alberghiera di un paio di classi. E la domanda di un ragazzo mi dice: chef, ma lei il futuro come lo vede? E io gli dico, perché avevamo parlato di forma, di tante cose, anche di McDonald's, e io gli dico, ma il futuro, anche il fine dining, anche la ristorazione di qualità, dovrà essere standardizzata verso un McDonald's per essere più fattibile o semplici? O comunque sempre artigianalità, e quindi quella carbonara la puoi venire a mangiare solo al Piccolo Lago? Punto di domanda. E si è aperto un bel dibattito. Alla fine è venuto fuori che comunque l'artigianalità è artigianalità e non c'è coronavirus che tiene. Cioè non possiamo metterci nella condizione di McDonald's, cioè non possiamo pensare di standardizzare tutto, perdiamo la nostra identità. Questo è venuto fuori con i ragazzi e mi ha dato molta fiducia questa cosa, devo dire. Qual era la scuola alberghiera? Quella di Stresa? No, l'ho fatta con loro, no, era del Trentino, non mi ricordo il nome, scusami. Ma figurati, senti, ma tornando alla birra che stringi sì, tra le mani, sì. Se veniamo a bere l'aperitivo da te, cosa ci abbini a quella bella birra? Vabbè, intanto un lingotto del Mergozzo, quindi una trota affumicata con un gel di lampone e un pane all'aceto balsamico. Lo tagliamo a lingotto, appunto, perché è affumicato al ginepro. Quindi è un'affumicatura che mi piace, una masticazione, una marinatura leggera, una affumicatura leggera. Senti la trota, noi usiamo le marmorate del lago o anche le marmorate allevate, perché... l'allevamento etico e sostenibile è interessante, sì, certo. Dobbiamo aiutare la natura, però ecco, sempre così, le dimensioni grandi partono dai 7, 8, 9 kg, quindi è uno spessore di carne di questa altezza. Ecco, io mi immagino qua così, tipo così, no? Ti metti qua, ti guardi la barchetta gourmet, Mergozzo,
Io sono abbronzatissimo, ragazzi, non vi dico, aspetta due che mi mesi a uso fare la orto. mozzina per detergere la macchina di commozione. Ecco, capito. E quindi ecco, io mi farei un bel lingotto del Mergozzo e poi, stando sul lago, perché io porto avanti con l'associazione Gente di Lago di Fiume tutto quello che è la cultura, il movimento di quello che sono le acque interne, no? Ecco, io lì ci farei anche un bel carpione di lavarello con le sue verdurine, ma quei carpioni dolci con l'uvetta, i pinoli, il miele, no, capisci? No. Quelle cose così. E poi una fritturina di Lucio Perca, che è una carne bianchissima, passata appena appena alla semola e fritto con una maionese al wasabi che ti dà quel piccante un po' rietaleggiante. Ecco, tu ti fai un aperitivino così, ti viene da piangere, ma certo, ma cosa vuoi? Sì. Capisci? Piangere di gioia. Boh, ma e infatti. A casa come replichiamo tutto questo aspettando a di poter casa... uscire okay. Da te? Partiamo sempre, prendiamo la trota per esempio, no? Ok, è difficile da reperire quella alta così, sì. Però diciamo, allora facciamo, entriamo nel mondo dei salmonidi, bene, andiamo a prendere un salmone selvaggio, più facile da trovare, perfetto, è un salmonide, quindi hanno una molecola a grappolo d'uva, oltre a una certa temperatura, che sono i 65 gradi, la molecola si stringe e lascia tutta l'acqua, quei pallini bianchi di quel salmone si fa cuocere troppo, per intenderci. Allora, sì. Evitiamo quello, prendiamo un bel trancio, sì. Scaldiamo una bella pentola, ci mettiamo un bicchiere di acqua, un goccio d'olio, uno spicchio d'aglio e una fogliolina d'alloro. Facciamo bollire l'acqua un minuto, lo spegniamo, mettiamo dentro il trancio di salmone, gli mettiamo il coperchio e lo lasciamo cuocere in quell'acquetta con un po' di olietto a temperatura che in automatico va a scendere, quindi trova la sua temperatura col fuoco spento, coperchio ma fuoco spento, lo lasciamo 5 minuti, ti esce una cottura perfetta, quelle cotture non cotte che le tagli, tutti i succhi rimangono dentro, togli il salmone o meglio la trota, in questo caso è quello che mi piace a me, e lì poi vai a ridurre, perché comunque la trota, il salmone ha lasciato i suoi grassi. Vai a ridurre quell'acqua con l'olio, togli l'alloro e togli lo spicchio d'aglio, leghi la salsina un attimino, la metti sopra e hai fatto bingo. Ecco, questo è un modo per cucinare i salmonidi nella maniera corretta, anche a casa, senza bisogno di sottovuoto, cotture nei roner o tante cose del genere. Questa qua è una ricetta spettacolare. Bravo. Semplicissimo. Sì, però è super smart. Mm. E un burro, mi dice Alberto, ma ci mettiamo il burro? No. Ma mettici anche il burro, perché lega anche di più. Ora, io so, per i grassi non esagero, ma mi piacciono. Roger Verger diceva, Marco, quando una salsa non lega, mettici una noce di burro. E mettici che noce. Capite? Che cavolo. E ecco, lo diceva quindi... così, Roger, eh? Metticela, la diceva un po', vai, capito? Quindi un po' quella cosa me la sono portata dietro. Però adesso la cucina è cambiata, quindi chiaro. Però un pezzettino di burro che lega tutto, o l'olio extravergine d'oliva, ma perché no? Ma sì. Ho una domanda, ma quando prima parlavi di Roger, qualcuno ha passato chiedendo, ma io cosa facevano coi gusci? Ecco, il guscio in realtà poi era quello che si metteva nel forno a vapore a 90 gradi, si sterilizzava, si stabilizzava, cioè la pellicina interna diventa bianca, ti dà l'impermeabilizzazione. Poi quello, loro che cosa facevano? Lo mettevano in un bel piatto di porcellana, tipo quelli, l'uovo alla coque per dire, ci facevano un'emulsione, uno zabaione, adagiavano sopra una panna montata che saliva, un quenelle di caviale ed era la mousse bouche, era un aperitivo di quei tempi. Ah, che cosa carina! Sì, certo. Ma e io quell'uovo l'ho fatto diventare il contenitore della carbonara cocca, quindi di quel piatto. Ecco. Sempre per il principio che non si butta via niente. O quantomeno esatto, che poi anche... si butta una volta che l'ingrediente ti ha dato il massimo. Voglio esatto, salutare la mia omonima Maddalena che è in America e che sta morendo di fame come tutti noi. Ciao Maddalena, in America, sai in America cosa è successo? In America arrivo in Napa Valley per la promozione del Piemonte e ho dedicato un piatto, ho dedicato l'hamburger. Ma l'hamburger di cosa? Un hamburger di trota dove il pane era all'interno e la battuta di trota era all'esterno.
E quindi è nato l'hamburger di trota, Al contrario. al contrario, sì, così. Ma questo degli anni 2000, quindi Beh, ancora senti, prima delle stelle. allora io ho intenzione a breve di organizzare un pullman con tutte le distanze del caso e verremo a occupare quei deliziosi tavolini vista lago Sì. e ad assaggiare. No. Guarda, mi sposto un po' dal wifi, ma ti faccio vedere una cosa. Guarda questa. Sono Guarda, tutta occhi e orecchie. dimmi tu se non è uno spettacolo questa cosa qua. Guardala. Ecco. Cavoli, pure la barca c'hai. Guarda che bella barchetta. Barca Esatto. Allora, questa è una barca elettrica elettrica, super. Un pullman sul lago di itinerante, Gino. Sì, andiamo a trovare tutta una serie di sposi. Lago di Mergozzo è vietata la pesca professionale e i motori a scoppio, quindi siamo green, siamo tutti elettrici. E qui che cosa succede? Che ti metto il tavolino, ti metto un frigorifero, ti preparo i piatti e questa è la barchetta gourmet e ti do una mappa del tesoro dove devi girare il lago e ti faccio vedere i posti più belli della mia esperienza da bambino. Ormai le lacrime sono È ufficiali. già la seconda lacrimuccia. Wow, che emozione! No, ma è Senti, bello, è bellissimo. Questo Marco, funziona già da bravissimo. tanti anni, quindi è una Bellissimo. delle mie cose Comunque, belle. guarda, quest'estate veniamo a trovarti veramente. Adesso girare per giro per provare e provare. Sì, sarebbe bello fare un pullman che passa, che attraversa l'Italia e assaggia dai grandi maestri come te. Senti, Beh, sì, rimaniamo così sarebbe che ci bello. verremo a trovare sul serio. Va bene, ragazzi, è stato un piacere, È bellissimo. stato fantastico. Fatemi un grosso in bocca al lupo, perché da lunedì ho Prontissimo. bisogno di tutti voi. Assolutamente, ci siamo tutti con te. Ci Ciao abbiamo ragazzi, è tanta stato un piacere. fame. Bellissimo, Ciao. alla prossima. Ciao, Grazie. Ciao, caro. ciao, ciao, ciao. Ragazzi, è monumentale. Questa idea del pullman ormai, da 2 minuti che è uscita, Gino si fa. Ci mettiamo in un bel gruppo, andiamo in giro per tutti i grandi cuochi, poi faremo anche un programma fitness a latere, se no diventiamo 170 kg di felicità. Comunque, credo che Marco Sacco sia eccezionale. Ha un carisma, una forza, veramente strepitoso. La ricetta del salmone, la ricetta carbonara, credo che valgano tutta la diretta, cioè, insomma, non lo so, io sono felicissima, spero anche voi. Ok, organizziamo. Volevo salutare ancora Maddalena che è in Michigan. Ciao Sara Glut, scusami, ci sto già pensando intensamente anch'io. Ciao Assuntina, tu sei dei nostri, insomma, chi è qui c'è. Facciamo così, intanto ci vediamo domani, 17:30, ora di cena, avremo un altro grande. Corrado assenza, mica niente. Vedrete, sarà fantastico. È un'altra persona così. Vi aspetto tantissimo e vi do un bacio. Ciao cari.